Alternativa principale Mulberry Street. La partenza vede subito protagonisti Idomeo Bigi, Isler Cibar e anche Mulberry Street che cerca di rientrare. Completamento della dritta delle scuderie. L'errore di Mulberry Street, passa Idomeo Bigi su Isler Cibar, poi c'è Mayon dei Greppi in terza posizione. Completamento dei 400 con Idomeo Bigi che ha preso il comando e completa in 33 il primo quarto di gara, seconda posizione per Isler Cibar, mentre all'esterno ha spostato già Mayon dei Greppi. I primi 600 se ne vanno in 45-2, passa Mayon dei Greppi. All'esterno intanto c'è Mondo dei Sogni che prova a progredire, Mayon dei Greppi intanto percorre in 1-1 i primi 800 di gara e conduce nei confronti di Idomeo Bigi, mentre continua nella sua progressione il Mondo dei Sogni, seguito da GC Light. Se ne va intanto il chilometro con Mayon dei Greppi che lo percorre in 1:16:04. La Zrombaba finisce a tabellone, 500 al palo con Mayon dei Greppi in vantaggio nei confronti di Idomeo Bigi e Isler Cibar. All'esterno Mondo dei Sogni generosamente. Siamo ora sulla curva conclusiva con Mayon dei Greppi che non si lascia avvicinare, ha sempre in schiena Idomeo Bigi. Poi Isler Cibar e all'esterno sono Mondo dei Sogni e GC Light, retta d'arrivo, ultimi 180 metri di gara, con Mayon che allunga sensibilmente dalla sua scia, prova a scattare intanto Idomeo Bigi. Finale con Mayon dei Greppi che accelera e si isola in avanti, il successo netto per Mayon dei Greppi, il secondo posto è per Idomeo Bigi, finisce terzo GC Light piegando Mondo dei Sogni. 2-1-4 il ragguaglio conclusivo con 29-3 per gli ultimi 4, successo per Mayon dei Greppi. Monica Gradi interprete, secondo successo sulla pista consecutivo per Mayon dei Greppi, il secondo posto per Idomeo Bigi, mentre al terzo finisce GC Light.